Per passare gli esami non devi mai, mai, mai studiare le domande più chieste, o almeno non solo quelle. Lo so che l'hai sentito dire tante volte da tanti youtuber magari, ma ci sono tre motivi scientifici e anche pratici per cui non funziona e non dovresti farlo. E ovviamente li sappiamo solo noi memoviani, perché ci piace andare in profondità nelle cose, perché non siamo degli youtuber che hanno creato dei corsi sul metodo di studio, ma degli esperti in psicologia dell'apprendimento efficace che condividono il loro sapere su YouTube. Motivo 1. L'errore di accessibilità, molto conosciuto in psicologia. Siccome tanti dicono che conviene studiare solo le domande più chieste agli esami, o solo per domande, o integrare le domande nel proprio metodo di studio, noi ce lo sentiamo ripetere continuamente e ci crediamo, perché è l'opinione più disponibile, quella più di moda, quella che gira di più, e gli studenti che lo provano e ci riescono lo dicono in giro, e si crea una spirale per cui anche altri provano e magari non riescono. Magari tu hai provato a studiare solo le domande più chieste all'esame e non hai passato quell'esame, e ti sei sentita stupida o stupida, hai detto: perché loro ci riescono e io no? Guarda che non è vero. Il fatto che sia l'opinione più disponibile non vuol dire che sia il metodo di studio corretto e più efficace. Secondo motivo, il bias della sopravvivenza. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli aerei statunitensi tornavano alla base dopo i bombardamenti sulla Germania e sul Giappone, e gli ingegneri si accorsero che gli aerei che erano tornati avevano fori di proiettile della contraerea, soprattutto in alcune zone. Suggerirono allora di rinforzare quelle zone, perché così le parti degli aerei che venivano più colpite sarebbero state più protette e più aerei sarebbero tornati alla base. Ma uno studioso di statistica della Columbia University, Abraham Wald, la pensava in modo diverso. Le parti da rinforzare erano quelle dove gli aerei che erano tornati alla base non erano stati colpiti. Perché? Perché evidentemente tutti gli aerei che erano stati colpiti proprio in quelle parti erano precipitati. Cioè, rendetevi conto che genio, Wald va a dire ai militari: non mettete le protezioni dove gli aerei che sono tornati sono stati colpiti e hanno più fori di proiettile. Idea orribile, mettetele dove probabilmente sono stati colpiti gli aerei che sono precipitati. I militari capiscono, e grazie a questa splendida intuizione, da quel momento i bombardieri statunitensi abbattuti diventano la metà. E adesso rispondi a questa domanda: quanti degli studenti che hanno studiato solo le domande più chieste agli esami poi escono dall'esame e si vantano di non averlo passato? Pochi. E quanti invece sono quelli che studiano solo le domande dell'esame, escono fuori e si vantano di avercela fatta? Sono di più. Si è capito, la quantità di studenti che studia solo le domande più chieste e fallisce è enormemente più alta di quelli che ce la fanno. Motivo 3. Ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. L'effetto Dunning-Kruger. Quando noi non sappiamo niente dell'esame, la nostra conoscenza e il nostro senso di autoefficacia è molto basso. Ma quando studiamo solo poche domande più chieste agli esami, improvvisamente abbiamo un boost per cui crediamo di saperne tantissimo, perché in effetti ne sappiamo tanto rispetto a quando non ne sapevamo affatto. Ma purtroppo, studiando magari in pochi giorni, non ci siamo dati il tempo di approfondire la materia, non abbiamo seguito la curva dell'effetto Dunning-Kruger, per cui dopo poco tempo che studiamo, dopo qualche settimana, ci saremmo resi conto che c'era tanto, tanto ancora da sapere, e che per diventare esperti in quella materia e pronti per l'esame avremmo dovuto galoppare ancora un bel po'. Ma noi abbiamo compresso lo studio in uno spazio strettissimo, pochi giorni prima dell'esame e solo le domande più chieste all'esame. E quando siamo arrivati davanti al docente ci siamo resi conto, purtroppo, che lui ne sapeva tantissimo e che ci avrebbe chiesto un sacco di cose che noi non avevamo studiato. Senti, puoi diventare più intelligente, cioè più brava o più bravo a studiare. Il tuo cervello, grazie alla neuroplasticità, si evolve e impara più velocemente. Non hai bisogno di usare sti trucchi di studiare solo le domande più chieste agli esami. Certo, ci vorranno altri video per spiegare come funziona un'elaborazione efficace, come studiare e ricordare in profondità le cose, e per sempre non è una cosa da fare in un video breve, però tranquillo, li faremo. Quindi, se ti piace l'idea, like, condividi, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella, anche se ti è piaciuta questa puntata, hai imparato qualcosa di nuovo. E poi apriamo una discussione costruttiva: secondo te funziona usare un metodo di studio basato solo sulle domande e sulle domande più chieste agli esami? Conosci qualcuno che gli esami li passa così?
tu ce l'hai fatta in passato, oppure anche secondo te bisogna studiare tutto il programma? Ne parliamo qui sotto nei commenti. Grazie per aver guardato questa puntata, accanto a me le altre due che ti consiglio. Mentre le guardi, ti iscrivi e mi scrivi. Io continuo a studiare, fare ricerca, sperimentare e creare. Ci vediamo domani.